Ehi là, bentornati! Ma quante specie di animali conosciamo nel mondo? Sicuramente è una domanda che vi sarete posti almeno una volta. Ok, lo so, non ve ne frega niente, ma se siete almeno un pochino curiosi e vi piace sempre imparare qualcosa, allora ascoltate attentamente. Sappiate che sono circa 8,7 milioni quelle conosciute, ma equivalgono soltanto al 15% di tutte le specie nel mondo. Ogni giorno ne spuntano di nuovi come funghi e ogni giorno i biologi di tutto il mondo rimangono sorpresi. Oggi andremo a vedere alcuni animali che dovete assolutamente conoscere e che quasi sicuramente non avete mai nemmeno sentito nominare. Partiamo allora! Batinomus. Se non siete amanti degli insetti, allora ascoltate bene e state lontani da questo mostro pieno di gambine viscide e simili a quelle di un millepiedi. Questa creatura è un isopodo gigante, somiglia anche a uno scarafaggio, tipo quelli che trovate in bagno e che cercate di ammazzare a tutti i costi ma non muoiono mai. L'unico problema qua è che è enorme, quasi quanto la testa di un essere umano medio. Immaginate di ritrovarvelo in bagno mentre state facendo i bisogni, io scapperei subito e brucerei la casa. Comunque sia, vive a una profondità che va dai 3.000 agli 8.000 metri. Sono degli scavatori che si nutrono di pesci, alligatori o balene morte, ma sapete che possono anche vivere per interi mesi senza mangiare? Addirittura in Giappone ne esiste uno che è sopravvissuto ben 5 anni senza nutrirsi. Sono stati anche usati nei film fantascientifici spesso per via del loro aspetto terrificante e delle dimensioni, perché a volte questa specie di isopodi, chiamata Batinomus, supera tranquillamente i 50 cm, grazie a un fenomeno chiamato gigantismo sottomarino, un fenomeno che influenza tutte le specie degli abissi. Grazie all'alta pressione e alla temperatura riescono a superare tranquillamente le misure delle loro controparti in superficie. Narvalo. Se qualcuno vi ha detto che gli unicorni non esistono, beh, diteli che si sbagliava. Ma non sono i soliti cavalli colorati e felici che tutti conosciamo, ma di mammiferi che si trovano nelle acque fredde gelate dell'Artico, con un corpo e un corno davvero molto grossi. Nonostante i progressi della scienza, questi animali sono ancora poco conosciuti, anche a causa dei luoghi remoti in cui vivono, abbastanza inospitali. E proprio per questo sono molte le leggende su di essi. Il loro corno non è veramente un corno, ma un dente. Sì, sono scioccato pure io e i miei sogni sono infranti. È un canino, si origina infatti esattamente dove si originano i canini dei mammiferi. Però, al contrario degli altri, invece di svilupparsi in verticale, si sviluppa in orizzontale. Al contrario di quello che si pensa, non veniva usato per catturare le prede. Questi animali non mangiano prede grosse. I loro denti quasi non esistono e i pochi che hanno sono nascosti o troppo piccoli per afferrare cose grandi. Quindi il corno risulta spesso inutile, si trova solo negli esemplari maschi, mentre nelle femmine non si vede perché non cresce oltre il loro cranio. La funzione principale comunque secondo alcuni studi sarebbe quella di rilevare la temperatura, l'aumento di sale nell'acqua e magari trovare femmine per l'accoppiamento. Formica panda. Ok, il primo insetto, mezzo pesce e mezzo abominio che abbiamo visto è stato un po' inquietante, vero? Ma questo potrebbe completamente farvi cambiare idea. Ecco a voi la bellissima formica panda, una formica che possiede gli stessi colori di uno degli animali più teneri e scemi del mondo, il panda. Le prime sono state scoperte un centinaio di anni fa, ma secondo accurate ricerche sono specie molto ma molto vecchie, di milioni e milioni di anni fa. Vivono principalmente nell'America Latina, e prima vi ho detto che sono carini, vero? Ma non per questo poco letali. Sono molto più crudeli di una semplice formica e di un semplice panda. Hanno un veleno potentissimo che utilizzano spesso per uccidere le mucche. Sono chiamate ammazzamucche e bastano due o tre morsi per stramazzare a terra dal dolore per ore. Che dire, siamo fortunati a non essere mucche, dai, infatti sono le prede principali. Sula piedi azzurri. Questi animali fanno parte della famiglia dei sulidi, che non è una parolaccia ma una razza di uccelli poco conosciuta da molti di noi. È una particolare specie che ha le zampe completamente blu, come se stessero indossando delle lellichelli luccicanti o delle calze ricavate da pelli di puffo. Raggiunge gli 85 cm di lunghezza e il chilo e mezzo di peso. Quell'azzurro così intenso è più importante di quello che si pensi. Infatti, chi ce li ha più accesi vince il corteggiamento durante il periodo dell'accoppiamento e si aggiudica la femmina. Fosse così facile anche per l'essere umano. Dopodiché indica anche lo status sociale e di salute dell'animale e come ovviamente avrete capito più è azzurro meglio è.
Questa particolare condizione delle zampe comunque è dovuta all'assunzione di molta carotenoide presente nei pesci che mangiano di solito. Per lo più questi animali si trovano nelle Galapagos e nel Perù. Serpente con le gambe. Come i pinguini non avranno mai ali per volare alla nascita, anche i serpenti non dovrebbero mai avere gambe per camminare, o no? Invece spesso e volentieri madre natura è una burlona e ci sorprende. Già milioni di anni fa, secondo alcuni ricercatori di Yale, alcune specie di serpenti avevano zampe per camminare. E di recente un video su internet ha scatenato le fantasie di tanti ricercatori nel mondo. A una prima occhiata questa creatura potrebbe essere confusa per una semplice lucertolina, ma non lo è per niente. Non si sa ancora come chiamarla, ma se notate bene ha una coda troppo lunga per una lucertola e si avvicina moltissimo alle fattezze di un serpente piccolino. Può essere un piccolo draghetto, una salamandra, per ora non si sa niente di che. Alcuni dicono sia un parente delle lucertole e non dei serpenti. Ovviamente a noi interessa solo che è davvero carino e non nuoce affatto all'essere umano. Anzi, è completamente innocuo e si può pure tenere come animale domestico volendo se ne trovate uno. Il Fossa. Sembra il soprannome di qualche vostro amico, vero? Invece è proprio una specie di animale. Del Madagascar è abbastanza carnivoro, quindi meglio stargli lontani se lo vedete. Il Madagascar è un'isola abbastanza unica. 160 milioni di anni fa questa isola era separata dal continente africano e prima ancora da quello indiano. Per questo oggi possiede un ecosistema davvero unico, con centinaia di migliaia di anni di evoluzione di animali. Molti sono i fossili ritrovati ancora oggi di animali sconosciuti. Per questo animali come il fossa sono unici di quella zona. Sembra moltissimo un gatto perché gli piace salire sugli alberi e farsi una bella dormita anche tutto il giorno se necessario dopo aver cacciato. Addirittura riesce a riprodurne le fusa, però appartiene a una specie un po' meno conosciuta, cioè i suricati. Avete presente Timon del Re Leone? Ecco, quello è un suricato. Prima vi ho detto di starci lontani perché le sue prede preferite sono praticamente qualunque cosa sia viva e si muova. E la sua arma peggiore è la puzza incredibile, solo con quella riesce ad ammazzare perfino delle galline. Becco a scarpa. Questo uccello, anche alquanto inquietante, ha attirato l'attenzione per la sua somiglianza a una creatura preistorica e al fatto che il suo becco somigli moltissimo a una scarpa. Ma non per questo prendetelo in giro. Proprio per questo, grazie alla forma del becco, infatti, le sue capacità di uccello pescatore sono ai massimi livelli. Vive negli ambienti tropicali dell'est dell'Africa, nelle grandi paludi del Sudan e dello Zambia. Grazie alle sue lunghe zampe non rischia mai di affondare nelle paludi peggiori anche. E può stare in piedi per ore aspettando la sua preda, un po' come noi poveri lavoratori per 9-10 ore. Cane procione. Se come me non siete dei biologi, sicuramente farete fatica a riconoscere la differenza tra questo animale e un procione normale. Ma sappiate che è proprio un cane, come ho detto da titolo, e non ha quasi niente in comune con i procioni. Se non le fattezze per metà è il verso. Questo stranissimo tipo di cane vive nelle foreste a nord della Russia, in ambienti abbastanza freddi, in Cina, in Giappone e in Corea. Quindi mi chiedo perché sono sempre gli asiatici ad avere le cose più strane. Comunque sia, è l'unica razza di cane che va in letargo in inverno, davvero una cosa inusuale, quindi tenerlo come animale domestico è molto ma molto dura. In Giappone sono chiamati tanuki e nella loro cultura rappresentano la felicità e la prosperità. Hanno anche una buona reputazione tra gli imprenditori. Si dice portino molta fortuna al business. Orso gatto. Ormai ne abbiamo viste davvero tante, tanti animali bizzarri, quindi concludiamo con qualcosa di altrettanto particolare. Il suo volto somiglia a quello di un gatto o di un procione e il suo corpo ricorda tantissimo quello di un orso, ma non è né uno né l'altro. È una via di mezzo chiamata orso gatto e vive nelle foreste dell'Asia del Sud. Spende moltissimo tempo della sua vita scalando e dormendo tra gli alberi. Sono davvero carinissimi e innocui. Perfino il loro odore che usano per marchiare il territorio è molto dolce e ricorda quello dei popcorn caramellati. Con questo concludiamo. Allora, quanti ne conoscevate? Mettete un mi piace e commentate per dirmelo, oppure, se erano davvero tutti nuovi per voi, condividete il video e fateli conoscere ad altre persone. Alla prossima, gente! Tornate sempre qua ogni giorno per incredibili video su curiosità e particolarità da ogni parte del mondo e del tempo.